Siamo negli spogliatoi del Vesime, è appena terminato l'ultima amichevole di inizio stagione contro l'Olimpia Carcarese, la Cairese si è imposta per 2-0, siamo con il mister gialloblu Mario Benzi. Mario, un commento sulla partita di oggi e in generale su queste prime quattro amichevoli. Commento buono, ti ripeto, io l'amichevole la prendo sempre dal lato che quando si adesso non si fa male nessuno, è una vittoria, però adesso facevo, ho preso la storta, non è già gonfiata la caviglia, quindi quelli sono gli imprevisti che mi danno più fastidio nell'amichevole. Il resto, per carità, vincere sempre meglio, però mi interessa vedere un po', conoscere un po' più di sempre più a fondo le caratteristiche dei giocatori, perché ho levato Sabbiozzi, Alessi e Martinetti, gli altri li conosco poco, se non niente, quindi più li vedo giocare, più cerco di capire dove possono stare i primi ruoli della domenica. C'è qualcosa in particolare che ti ha fatto piacere? Ma sì, vedo lì l'attenzione da parte di tutti, cioè, comunque è un gruppo che lavora, un gruppo che sta attento, un gruppo che può provare a fare le cose, quindi quello è il buon auspicio. Sicuramente quando è così è un viatico già importante, i ragazzi sono tutti pronti, che vogliono giocare tutti, quindi quella c'è una sana competizione e quindi quello sicuramente è di buon auspicio. Ho visto che oggi hai messo come trequartista dalla spalla delle due punte Poggi, anche questo rientra in queste Sì, innovazioni, questi tentativi che stai no, ma sì, è facendo. meglio provare, perché ti ripeto, non conoscendoli, tu gli puoi dire il tuo ruolo preferito è quello, però puoi anche provare, poi è chiaro che una punta, puoi giocare 2 metri avanti, 2 metri dietro, ma puoi mettere a metà campo, viceversa, però sono prove che dobbiamo fare, perché avendo giocatori che possono fare più ruoli e più moduli di gioco, alla fine poi cercheremo di scegliere sempre quello che sarà più beneficio per la squadra. Un ruolo importante nell'economia della squadra lo assumono i giovani con le regole che le ha imposto la federazione. Ho visto che in queste amichevoli hai dato parecchio spazio a Tamburello, potrebbe essere un elemento Sì, importante? secondo me sì, perché è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo intelligente, un ragazzo che apprende subito quello che gli dici. L'azione del secondo gol è stato bravissimo, ha fatto cosa nel 2002, giocare a metà campo davanti alla difesa a quell'età lì non è facile, perché si faticano quelli di 30 anni, però bisogna dargli fiducia con calma, metterlo vicino a quelli come Damonte, Fucello, Piana, che gli danno una mano, quello sorreggono, però secondo me è una lieta sorpresa, ma devo dire che i giovani a oggi sono lieta sorpresa per tutti, perché avrete Moretti, tutti e due. Qui c'è un punto del lavoro sui giovani importante, quindi credo anche che gli allenatori che sono stati prima di me abbiano lavorato bene, perché sono ragazzi già pronti, quindi da quel lato lì sicuramente sui giovani siamo messi abbastanza bene. Ecco, finito il treno dell'amichevole, domenica si inizia con l'ufficialità, con la Coppa Italia. Dai un peso particolare a questa manifestazione oppure sarà un viatico verso il No, io campionato? credo che le partite ufficiali vadano prese tutte per il verso giusto, io credo che perdere non faccia mai piacere a nessuno, quindi alla fine sarà presa come giusto che sia, anche perché poi la domenica dopo inizia il campionato, quindi non è che si possa, tra virgolette, scherzare più di tanto. Poi le partite ufficiali devono essere sempre prese per il verso giusto, quindi prenderemo sicuramente la Coppa Italia come un obiettivo importante, poi dove si arriverà non si sa, però come un obiettivo importante. L'ultima battuta, è stato finalmente reso noto l'elenco delle squadre che parteciperanno nel nostro girone, un girone complesso, con nessuna squadra a materasso e molto equilibrio. Cosa ne pensi? Ah, io credo che soprattutto questo due gironi, questo girone da 10 ti porta a dire che ogni partita avrà un valore, perché non è più come gli altri anni che arrivi a un mese dalla fine dove c'è magari due tronconi e c'è squadre che sono a 10 punti dalle prime, 10 dalle ultime, diventano partite normali. Qui essere quinto o sesto vuol dire fare playoff o fare playout, quindi la cosa cambia, quindi sicuramente ogni partita sarà molto molto difficile, perché come dici tu non c'è né la squadra materasso né la squadra mazza campionato, ma tutte squadre forti che comunque renderanno vita dura a tutti sicuramente. Grazie mille, in bocca al Prego, lupo. grazie a voi.